Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova tier list. Me l'avete chiesta in tantissimi, almeno tre, no scherzo, veramente in tantissimi. Manaluce, eccola, e Luce Fu, e Kung Fu. E ragazzi, oggi sono qui per portarvi una tier list del tutto nuova. Oggi andremo a prendere i 20 stemmi di serie A e andremo a tier listarli, andremo a valutarli in una tier list. Però, prima di iniziare, questo video è sponsorizzato ufficialmente da MiniFootball, che adesso andremo a vedere. Però ragazzi, io devo dirvi una verità. Quando MiniFootball mi ha contattato, io che cosa ho fatto? Sono andato a guardare il gioco per capire se andava bene sponsorizzarlo o meno, per farvelo conoscere o meno. Mi sono innamorato di questo gioco. Non sto scherzando, io mi sono innamorato, io ho fatto una cosa come tipo 80 partite in 3 giorni di questo gioco e non faccio altro che giocare. Ma poi sono un piccolo campione, cioè ho fatto 80 partite, ne ho vinte 80, ho subito 3 gol. Adesso ve lo faccio vedere, tra l'altro vi lascio il link in descrizione se vi va di scaricarlo. Allora, questo è MiniFootball, sta caricando ed è un gioco gameplay. Che cosa voglio dire con questo? Allora, adesso noi andremo a fare le partite online per farvelo capire proprio rapidamente prima di iniziare. Raga, io vi dico una cosa importantissima, poi andiamo a fare la tier list, praticamente subito. Se questo video qua sotto voi lasciate più di 1000 commenti, quindi vedo che lo volete, io vi porto dei video direttamente su MiniFootball perché io ci ho perso la testa. Clicco qua. Io ottengo dei pacchetti, quindi pago 18 di questi diamanti che ho, tappo e trovo monete, trovo giocatori, questo tipo a livello 8 quindi non è molto forte, cioè ho già dei livelli 10, 11, 12, ragazzi mi ci sono chiuso. E poi i calzini della Russia, niente di eccezionale, non ho trovato molto in realtà. Detto questo lo mettiamo a sbloccarsi perché ovviamente poi mi dice che fra 3 ore questo si sblocca. E sono 16° in classifica ragazzi, sto scalando le classifiche. Volendo posso andare qua ad esempio e acquistare, vedi c'ho 130 monete. Acquisto lì che c'ha 8. Ovviamente fa schifo, però per farvi capire. Uno contro uno, via. E io ve lo giuro ragazzi che se sotto questo video lasciate più di 1000 commenti, più di 1000 commenti, io vi porto un video fatto così in cui sclero e godo, godo e sclero, godo e sclero, sclero e godo. Avete capito insomma, no? Ok, ho visto le due squadre, piove tra l'altro e un po' nevica in realtà. Comunque vi dirò che più vado avanti e più li trovo forti perché... perché anche il mio livello si sta alzando. Il tiro e il gol con la paperata del portiere. E andiamo ragazzi, 1-0. Vai, eccolo, lo spazio. E il gol di Rama, che se non fosse, se ci avesse avuto quei problemi vinceva pure Sanremo. Un altro fallo ho fatto. Ah no, è finito il primo tempo. Sì, sì, lo spazio. No, me l'ha murata. La palla è ancora lì. 3-0 ancora Rama. 3-0 ancora Rama. Ma quanto siamo forti ragazzi. Sì, l'ho presa. Vai, 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 divincoliamoci. Eccolo, tira! E 4-0. Sempre Rama, ma quanto è forte Rama, ragazzi miei. Mancano 8 alla fine. Vediamo perché il massimo che ho vinto è stato 4-0. Magari faccio il record in diretta. Palla lì, eccolo, ecco che faccio il quinto. 5-0, ha segnato Tyrone. Tyrone, ragazzi. Ed è finita 5-0. È finita 5-0, 8 tiri in porta ad 1. Sono fortissimo, sono un piccolo campione. Ve l'ho detto. Ve l'ho detto che sono un piccolo campione. Raccogliamo anche il premio visto che abbiamo raggiunto. Allora, 281 monete, 4 diamanti. Abbiamo trovato Chang. E un giocatore raro! Un giocatore raro! Mai trovato per ora, Camara! Camara, ragazzi, abbiamo trovato Camara! Allora, fermi tutti, lo mettiamo in formazione e poi partiamo con la tier list. Squadra, Camara, eccolo. Centrocampisti, lo teniamo premuto e lo mettiamo al posto suo. Perfetto, a questo punto partiamo con la tier list. Vi faccio conoscere la tier list e io me ne vado in alto di qua. Allora, eccomi qui in alto, sono pronto per presentarvi tutte le varie, come si può dire, tutte le varie scalette della tier list. Tutte le varie scalette della tier list, ecco, così si dice. Però vorrei avvicinarla ancora di più, vediamo se ce la faccio. Ecco, io credo che così sia ancora meglio. È vero che voi non vedete le squadre sotto, ma tanto le devo vedere io, quindi vi importa veramente poco. Oggi andremo a valutare i loghi del nostro campionato. Allora, sono queste le categorie. Si parte dalla più alta.
alta, che in realtà è la più bassa, cioè la categoria di merda, quella rossa, ed è la Superlega, cioè la categoria fatta con il culo, la categoria che non ha senso di esistere e la categoria che di base è sbagliata. È sbagliata perché? È sbagliata perché è durata un giorno e niente più, quindi è un logo brutto, un logo pessimo ed è un logo che non si può vedere. La seconda parte, il secondo scalino di questa tier list è siete delle merde, per citare Aurelio De Laurentiis, che andò via in lambretta urlando UEFA, FIFA, FIGC, ECA, UNICEF, WWF, WWE, siete delle merde, e andò a presa e se n'è andato. Quindi questo è, fa schifo, però si può anche accettare. Chiedo scusa per quelli che mi insulteranno, perché magari avrò detto che un logo fa schifo. A me può piacere come può non piacere, vi dico la verità. Quindi sarò sinceramente onesto con quello che sto dicendo, al di là delle rivalità. Non me ne frega niente, ragazzi, volevo chiaro e tondo. Se il logo della Roma mi fa schifo, lo metto in la Superlega. Se il logo della Roma invece tanto lo metto in... ve lo dico dopo, cioè lo vedrete, ma ve lo dico dopo, lo presento tra un po'. Quindi non me ne frega niente, la stessa storia è per la Lazio. Quindi per favore dite la vostra senza... mi prenderò tanti di quegli insulti che veramente ci manderanno avanti i paesi, veramente. Comunque andiamo avanti. Poi c'è Shish, per citare Renzi, che disse Shish, e quindi Shish è un po' nel mezzo. Non so voi che effetto vi dà Shish, ma a me mi dà un effetto dei 6 streaming seed, ok? Quindi Shish è quel... Vabbè, ci può stare. Fossa Maronna, quindi ma magari averci un logo del genere, ma magari avere un logo buono di questo tipo. E quindi nella categoria gialla, nel Fossa Maronna, ci metto i loghi buoni. Poi c'è la garra charrua, quelli che appena li vedi dici mamma mia quanto me fomentano, mamma mia voglio spaccare tutto. Prendi, manco fossi al Kogan, ti prendi la maglietta e te la ok, quindi la garra charrua sono proprio i loghi quelli. E poi quello più bello di tutti, il 10, voto 10, first reaction, shock, quindi che ti sciocca. Sì, diciamo che questo è il voto più alto di tutti che difficilmente darò. Detto questo però passiamo realmente alle tier list, ai loghi, e passiamo con l'analizzare i loghi. Vi dico una cosa, alcuni loghi che stanno qua non sono quelli attuali, quindi magari darò il doppio giudizio, perché ovviamente ad esempio l'Inter lo ha cambiato e quindi sinceramente vi dirò la mia, vi dirò che cosa ne penso. Parto dall'Atalanta. L'Atalanta che vi faccio vedere in questo momento c'ha questa divisione blu e nera, il logo è a forma di logo, quindi diciamo che è allungato, è un cerchio allungato, un ovale, diciamo un ovale un po' lungo, con appunto questa dea nel centro, questa donna che guarda verso sinistra. Allora, non mi fa impazzire, vi dico la verità, non è il mio logo preferito. È uno di quelli che a scuola, alle medie, sul diario disegnavo di più perché mi piaceva disegnarlo per come era fatto. Però il logo dell'Atalanta non mi piace molto. Metto Shish, quindi un logo appena sufficiente. Ne ho visti di meglio e sinceramente non mi fa impazzire. Quindi purtroppo per chi tifa Atalanta, ovviamente chi tifa Atalanta gli piacerà tantissimo, dirà sic, ma che cazzo stai a dirci? Sta, ognuno ovviamente preferisce il proprio logo. Ecco, io quello dell'Atalanta mi sento di metterlo lì e niente più. Non mi fa impazzire, vi dico la verità, si poteva fare di meglio. Quello del Benevento, ragazzi, io c'ho un problema con quello del Benevento. Lo metto in siete delle merde. Probabilmente a qualcuno piacerà. A me piace altro del Benevento, magari ne parleremo quando faremo un video magari sulle mani eccetera. Quello, lo stemma a me non piace. Allora, anche qua è geniale il fatto, come per l'Atalanta la dea, che richiami al segno tipico, quindi alla strega, che è appunto tra l'altro in penombra, quindi è anche meno cringe di quello dell'Atalanta. Il problema è che questo è un logo giallo e rosso, strisciato, con questa scritta sopra da, secondo me, da abbastanza provinciale, perché poi magari questi fascioni così si vedono in serie C, in serie D, con questa strega, boh, a me non mi fa impazzire, non mi piace, non provo niente di eccezionale per questo logo, vi dico la verità, non mi piace. Bologna, per quanto riguarda il Bologna, vi sorprenderò, ma il Bologna lo vado a mettere in la garra charrua. Ragazzi, a me il logo del Bologna piace tanto, il fatto che ci sia lo strisciato da una parte, però che si resti fedeli ai colori, quindi rosso e blu da una parte, bianco e rosso dall'altro, crociato, con le iniziali in alto, che però non vanno a fare questo allungato che c'è il Benevento, bensì questo cerchiato del Bologna, mi piace molto di più. E poi il logo del Bologna, secondo me, è molto molto bello, è simile a quello di un'altra squadra del nostro campionato, di cui parlerò dopo, però a me piace tanto, quindi
io lo metto in la garra charrua. Poi Cagliari, sì e no. Cagliari lo metto in fossa Amaron. Non mi dispiace, perché sarei ipocrita a dire che mi dispiaccia. Non mi dispiace. Tra l'altro anche qua si segue un po' l'ideologia e l'idea dell'Atalanta e del Benevento, cioè il fatto che ci siano i quattro mori, che si vede, so, i quattro, si chiamano quattro mori quelli, penso che sia così, i quattro mori sono dei Cagliari, penso di sì, vabbè, i quattro, spero che siano mori, se no faccio una figura di merda epocale, che si vedono lì, però diciamo che, poi questo è storico, andandolo a riguardare, perché poi tu sei abituato a un logo, quindi andandolo a vedere in modo un po' sporadico, non ci fai caso, però secondo me sto bianco lì stona tanto, io penso che se non ci fosse, se la, magari la croce la facevi bianca, i mori li facevi di quel colore lì e lasciavi lo sfondo rosso e blu, secondo me non era così tanto brutto. Poi non lo so, bisognerebbe metterlo a referto, bisognerebbe farlo, bisognerebbe disegnarlo e magari cambierebbe qualcosa. Comunque è un buon logo, perché fossa Amaron è un buon voto, e quindi lo vado a mettere lì il Cagliari. Il Crotone lo metto in la Superlega. Ragazzi, a me il problema del Crotone è che mi sembra che abbiano fatto uno stemma bello, quindi nel senso ovale, strisciato, con scritto Crotone sopra, ma poi con paint hanno detto dobbiamo appiccicarci anche questo, e metticelo, e schiaffacelo, pa, l'hai preso, l'hai messo lì, l'hai lasciato lì a cazzo di cane, perché quel coso bianco è lì in mezzo a caso, e sinceramente non mi piace. Spero che il design del logo venga cambiato al più presto possibile. La Fiorentina la metto in first reaction shock, è il primo logo da mettere nel first reaction, che mi vado a mettere nel first reaction shock, il logo della Fiorentina, ragazzi, secondo me è bellissimo. Innanzitutto è fatto come nessun altro del nostro campionato. Andate a riguardare i loghi del nostro campionato, non c'è un logo del genere. Poi il fatto che in alto ci sia il bianco e il rosso, che riporta i colori della città, e sotto ci sia il viola, che riporta i colori della squadra, è geniale. Tra l'altro sul viola c'è AC fatto in bianco e l'F fatto in rosso, è geniale. C'è il giglio sopra disegnato che sta bene, i contorni d'oro sono fantastici. A me il logo della Fiorentina piace tanto, e quindi lo vado a mettere in first reaction shock. Poi il Genoa la vado a mettere in la garra charrua, anche un po' meno forse. Allora lo metto in fossa Amaron. La garra charrua è troppo, secondo me la garra charrua è troppo, perché questo è un logo comunque dove è un logo storico, quindi è bello già di per sé. A me, ragazzi, le cose storiche piacciono, vi dico la verità, non ce la faccio a dirvi cazzate, a me le cose storiche piacciono, e il logo del Genoa è storico. Qual è però il problema di base? Il problema di base è il fatto che questo grifone, che comunque ci deve stare, come deve starci la dea, come deve starci i mori, come devono starci i mori, come deve starci la strega, ci devono, sai, come c'è il giglio per la Fiorentina. Innanzitutto non c'entra un cazzo con i colori della squadra, l'hanno messo lì dorato, ma non c'entra nulla, perché il logo è metà rosso e metà blu, i colori sono rosso e blu, è fatto figo perché piace anche per come è stato disegnato, però il grifone è un po' troppo invadente. Detto questo, fossa Amaron è un voto alto, come avrete visto rispetto alle altre tier list che ho fatto qui sul canale. Qua più scendi, quindi più vai giù verso il verde, e più sali di grado, quindi in alto c'è la merda, con tutto rispetto ovviamente, che è quello che mi piace meno. Detto questo, il logo dell'Hellas Verona lo metto in la garra charrua, e qua c'è da fare una divisione importante, perché questo logo del Verona non è il logo attuale, il logo del Verona è cambiato, è praticamente una V che però va a rappresentare una scala, perché loro sono gli scaligeri. Ecco, allora, sia chiaro, questo logo io lo metto in la garra charrua, a me piace veramente tanto. Mi piace il fatto che ci sia il tricolore lì in alto, mi piace il fatto che ci sia la bandiera, che credo sia quella di Verona, lì in basso, mi piace il fatto che ci sia strisce con giallo e blu, con questi colori, perché non sono colori invadenti. Questo logo è veramente bello, mi piace anche il font con cui è scritto Hellas Verona, e il fatto che sia scritto nonostante poi entri in due riquadri fatti sostanzialmente così e colà. Qual è il problema? Il logo, questo qui per me è nella garra charrua. Se dovessi invece scegliere il nuovo logo del Verona, lo metterei in la Superlega. Il nuovo logo del Verona mi fa schifo, mi fa vomitare. Il nuovo logo del Verona non mi piace manco per niente. Vi dico la verità, questo è, non ne capisco, è una V brutta, messa lì a caso, con una scala, l'hanno fatto veramente in 10 secondi, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Inter, l'Inter lo vado a mettere nella garra charrua, però anche questo fate attenzione perché è il logo vecchio.
Il logo vecchio non mi dispiaceva per niente. È figo pure il fatto che sia stato disegnato appunto che dentro c'è tutto: c'è la F, c'è la C, c'è la IN e c'è la M. Che per chi non lo sapesse vuol dire Federazione Calcistica Internazionale Milano. C'è tutto dentro e non sta male, non è un intruglio. E il fatto poi che ci sia questo colore qua con i cerchi nero e blu mi piacciono tanto, mi piace tanto come è fatto. Poi anche il fatto che ci siano le stelle sopra rende ancora di più il logo. Il logo così, secondo me, è anche bruttino, ma con le stelle sopra, con le stelline sopra, rende veramente veramente tanto. Il logo è bello. Se dovessi scegliere invece per il logo nuovo, a differenza di come dicono molti che fa schifo, a vomitare, lo metterei in Fossa Amaron, quindi in un gradino sotto, perché secondo me era più bello il logo vecchio. In realtà, a livello di semplicità, di stilizzazione, di intelligenza nella creazione di questo logo, mi piace più il logo nuovo. Il problema è che non è stato rifinito per niente. Ecco, quello sembra fatto veramente con Paint. L'hanno fatto in 10 secondi e l'hanno buttato là. Però comunque come idea mi piace, quindi lo metto Fossa Amaronna perché questo vecchio è più rifinito. Però non è brutto. Diciamo la verità, non è brutto. Il logo della Juventus lo vado a mettere nella Garra Charrua. Grande sorpresa per molti perché lo hanno additato male tutti quanti. In realtà io credo che il nuovo logo della Juventus abbia un vantaggio molto molto grande, ovvero il fatto di essere vendibile. Io ho una marea di magliette della Jordan, una marea di felpe della Jordan, che però in realtà, e mi piace tantissimo, in realtà sono del Paris Saint-Germain, ma le prendo perché sono vendibili, sono acquistabili come magliette a disposizione di tutti, non obbligatoriamente a disposizione di chi segue il calcio. La mia ragazza segue il calcio, ma non andrebbe mai in giro con la maglietta, forse sì, non lo so, però non gli verrebbe di girare magari in felpa del Marsiglia, o in felpa del Celtic, o in felpa del Barcellona, però quelle del Paris Saint-Germain marca Jordan se le mette molto volentieri. Perché questo? Perché non danno fastidio, perché sono una marca. Marca che ti sta addosso anche per uscire. Secondo me la Juventus ha fatto questo. Vi faccio un esempio. Nonostante il logo della Fiorentina mi piaccia, non si può andare in giro con sto patacone qua. Vai allo stadio con questa maglia, ma non vai in giro con la felpa con sto patacone qua. Quello della Juventus invece io non ci vado in giro perché so cosa rappresenta. Ovviamente della Juventus, non tifo Juve, manco scritto, e quindi ovviamente non mi metterei una felpa della Juventus. Però se non seguissi il calcio e ci avessi questa J qua, secondo me potrebbe tranquillamente essere una felpa, una maglietta, una maglia, una polo venduta per moda. Quindi, secondo me, il logo e l'idea è geniale. Inoltre, non è nemmeno invasivo, non è invadente e è stilizzato nel modo giusto. Non lo metto in first reaction shock perché è molto semplice e era l'obiettivo della Juventus, quindi è giustissimo, giustissimo che sia molto semplice. Però se devo scegliere e dirvi cosa ne penso, diciamo che non è da first reaction shock, secondo me. Il logo della Lazio lo vado a mettere in Fossa Amaron, nonostante io sia romanista, e quindi il logo della Lazio non lo posso vedere e a me non piace. Raga, non mi piace, ma non mi piace perché? Non mi piace perché mi sono fatto ormai in testa l'idea che il logo della Lazio sia brutto. È normale che sia così. Io sono. Poi oggi c'è pure il derby, quindi lasciamo sta. Ad ogni modo, non penso che faccia così tanto cagare. Nel senso, comunque, per come l'hanno fatto, hanno messo l'aquila sopra, che è il simbolo e ci sta anche perché è geniale il fatto che l'aquila sia poggiata e non l'hanno messa stampata come magari ha fatto, che ne so, il Benevento che ci ha appiccicato la strega o l'Atalanta che ci ha appiccicato la dea. Allora hanno preferito fare un loghetto un po' più piccolino, farlo a forma di logo, dividerlo in colori della squadra, scrivere il nome non in modo invasivo e poi appoggiarci l'aquila sopra, che l'aquila s'appoggia. Quindi, secondo me, l'idea del logo della Lazio ci sta ed è intelligente. Il Milan lo vado a mettere in first reaction shock. Quando vi dicevo che c'è un'altra squadra che mi piace molto il logo, è appunto il logo è quello del Milan. Il Bologna prende molto dal logo del Milan, anzi è praticamente uguale. Non c'ha, se non sbaglio, la data di nascita sotto, a differenza del Milan. Ma il logo del Milan secondo me è bellissimo, io vi dico la verità. Nonostante io non sia un amatore, non si dice un amatore, uno che ama il Milan, perché ovviamente è una squadra con la quale delle volte mi gioco qualcosa, un posto in Champions, un posto qualunque. Però devo dire che il logo secondo me è veramente bello, è veramente studiato bene. La croce, ve l'ho detto, mi piace. Il fatto che sia strisciato mi piace. Allora, Sic, perché metti il logo del Bologna sotto quello del Milan? Perché mi piace proprio il fatto che le due fasce del Milan siano bianche, perché dà una certa eleganza. A differenza di quello del Bologna, che è bellissimo, però questo blu sopra mi dà fastidio. Quello del Milan mi dà una certa eleganza. Il fatto che sia bianco sopra,
bianco sotto con scritto ACM e la data di nascita sotto, e questo secondo me è un punto a favore. Quello del Napoli lo metto in shish. Dispiace in realtà, però ragazzi, ora con tutto il rispetto e l'amore, non riesco a metterlo in siede delle merde, perché secondo me è un logo comunque che ormai è diventato piuttosto storico ai nostri occhi. Però ragazzi, ma che logo è? Cioè un cerchio celeste con ancora un cerchio più scuro, quindi azzurro intorno, con AN dentro bianca. Napoli non ha parecchie idee, secondo me, a livello di stile. Guardate anche la maglietta con sto coso lede appiccicato sopra, brutto, rosso, che c'entra un cazzo con i colori del Napoli. Non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. Lo metto in sufficiente, a malapena sufficiente, però ce ne sono di migliori. Per quanto riguarda il Parma, lo metto in fossa marron. Qual è il discorso? Perché lo vado a mettere qua? Il logo è similissimo a quello di... lo metto in La Garra Charrua, ragazzi, ci ho ripensato. E che cazzo? Ma si può bloccare sta pagina? Ah, ma io sono scemo. Ok, lo metto in La Garra Charrua, perché ci ho ripensato, perché credo che il logo del Parma sia molto molto bello. No, in realtà a rivederlo adesso piace più di quello del Bologna. Meno quello del Bologna e più quello del Parma. È bello, è fatto bene. La croce bianco e nera in quel modo mi piace ancora di più, perché è più rifinito. Il rosso nel Bologna è meno rifinito rispetto che il nero nel Parma. Anche se poi in realtà il Parma è blu e ci azzecca poco o nulla. Magari sono i colori della città, non lo so, magari me lo fate sapere voi. Detto questo, mi piace anche la fascetta fatta così, che non è una fascetta extra come quella del Benevento con le orecchiette, ma è una fascia dritta che va a rifinire lo stemma. Quindi a me piace tanto quello del Parma e lo metto in La Garra Charrua. È uno dei più belli della Garra Charrua. Quindi lo vado a mettere là. Quello della Roma lo metto in La Garra Charrua, forse perché sono romanista. Fatto sta che questo mi piace come è fatto. In pochi hanno questa forma, anche lo stesso Cagliari ha una forma simile, ma la Roma ha deciso di rifinirlo sopra e mi piace. Mi piace ancora di più, se vi posso dire la verità, quando è stato deciso di scrivere Roma invece che ASR. Molti hanno detto no, però sì, però capisco perché è un attaccamento e ci sta. L'attaccamento è sempre giusto, l'amore per la squadra è sempre giusto, però mi piace il fatto che c'è scritto Roma, la lupa sopra è veramente bellissima, i colori sono in risalto giallo e rosso, tra l'altro non c'è uno stemma simile. E io sono molto fiero di questo, perché i colori gialli e rossi sono in pochi, che poche squadre ne hanno, ad esempio Roma, Benevento e Lecce, fine. Mentre molti altri colori sono, diciamo, condivisi da tanti altri. Questo stemma fatto così ce l'hanno veramente in pochi, tra l'altro diviso in due, smezzato, e sinceramente questa è una cosa che apprezzo veramente tanto. Quindi la Roma la metto in La Garra Charrua. Poi probabilmente sono romanista e questo aiuta. Detto questo, la Samp va invece in First Reaction Shock. Regà, la Samp è bellissimo. E voi direte, Sic, ma perché? Spiegami perché la Samp è bellissimo e il Benevento, che ha appiccicato la strega come loro hanno appiccicato sto sopra sto marinaio che sembra un cane che fuma, forse è un cane che fuma la pipa o è un marinaio che fuma la pipa, ad ogni modo, perché è così tanto bello? Non lo so, ragazzi, io amo tutto quello che fa la Samp, io amo le magliette della Samp, ogni maglia, la prima, la seconda, la terza, la quarta, l'ottava, le amo tutte. Io amo lo stemma della Samp, io penso che in un'altra vita ero un tifoso della Samp, sono stato un tifoso, perché è impossibile, mi piacciono i colori, tanto. Mi piace il fatto che si sia fatta stondeggiamento, ste onde fatte così, a The Sguincio, con scritto Ucci Sampdoria sotto, e mi piace, a differenza magari della strega che... non mi fa impazzire, mi piace anche la Samp, mi piace anche il fatto che ci sia quel cane lì, mi piace tutto, quindi io approvo molto molto volentieri. Ecco, Sassuolo, ah, voglio dire una cosa, e secondo me lo stemma, uno dei stemmi più belli del calcio è il nostro della Roma, però quello con la lupa, quello tondo, quello col lupetto, andate a recuperarvelo se non ve lo ricordate, perché secondo me è veramente bellissimo. Il Sassuolo lo metto in siete delle merde. Mi dispiace ragazzi, ma lo stemma del Sassuolo non mi piace, ma non mi piace nulla. Innanzitutto è una copiatura gigantesca, abnorme, a quello del Barcellona, ma gigante. È identico, hanno cambiato i colori, col pallone sotto, che storicamente non vuol dire nulla. Non vuol dire niente, il Barcellona l'ha fatto, ma il Barcellona è il Barcellona, tu l'hai copiato. È come se a oggi un tipo decidesse di aprire un canale YouTube vedendo i miei numeri, decidesse di chiamarsi Sic Mario, solo perché pensa che Sic si debba mettere perché fa figo. No, c'è una storia dietro, e il Sassuolo a me non piace, non è cattivo. Poi quello che hanno messo in alto a sinistra mi fa ancora più schifo.
Il logo del Sassuolo non mi piace per niente. Anzi, vi dirò di più: è uno sfregio verso il Benevento. Lo metto qua. A me il logo del Sassuolo non piace. Magari quello del Barcellona sì, ma è diverso. Il Sassuolo, ragazzi, è una scopiazzatura e non mi fa impazzire. E fu così che invece era stato il Barcellona a scopiazzare. Detto questo, lo Spezia invece lo metto in shish. Lo Spezia non è bellissimo. Parliamoci chiaro: è tondo e quindi è vecchio stile. Sono pochi stemmi tondi, cioè è rimasto Spezia, in Serie è rimasto Spezia, Udinese, Napoli e Inter, se non vado errato, sono questi quattro quelli che sono rimasti. Lo Spezia non mi fa impazzire, soprattutto non mi piace, come avevo detto per la Roma che c'era scritto ASR, con tutto incatenato, che a molti piaceva. Lo Spezia ha fatto la stessa cosa con AC Spezia, vedete tutto incatenato con la data sotto e la scritta sopra. Non è bruttissimo, perché non è pessimo, perché non è il peggiore, infatti l'ho messo in shish che è una sufficienza, però secondo me c'è molto di meglio. Poi magari qualcuno non è d'accordo con me, però secondo me c'è molto di meglio. Ad esempio il Torino, che io vado a mettere volentieri in fossa marron. A me quello del Torino non dispiace. Premessa che mi piace il fatto che ci sia la scritta sopra fatta così squadrata, non come il Benevento, ma squadrata, diciamo rettangolare, ho scritto Torino ed è un fastidio non brutto per niente. Detto questo, mi piace il fatto che ci sia appunto il toro impennato, l'FC che è lì, non dà fastidio nulla secondo me di questo logo, non mi dà fastidio niente. Mi piace anche il bordo che è dorato e quindi porta sostanzialmente a delineare, e sinceramente approvo molto molto volentieri. Detto questo, passiamo all'ultimo logo, che è l'Udinese. Vado a metterlo in siete delle merde, ragazzi. A me quello dell'Udinese non piace. Ah, premessa, questo se non sbaglio è quello vecchio. C'è un altro logo dell'Udinese che mi piace molto di più, che è bucherellato, che è stilizzato, che è stato fatto meglio. Spero che sia quello nuovo e non quello vecchio, ma penso sia quello nuovo. Se andate a vederli, sono leggermente diversi. Quello nuovo mi piace tanto, lo metterei addirittura in fossa marron, perché secondo me è figo quello nuovo. Questo qui mi è sempre sembrato un accrocchio di roba. Tra l'altro è un logo molto scuro, perché se avessero fatto i bordi gialli, ma gialli gialli, d'oro ma gialli oro, tipo il giallo della Roma che è un giallo dorato, avrei apprezzato molto di più. Invece questo giallo scuro cupo, questo oro cupo, m'annoia, non delinea bene tutto quello che c'è al suo interno, non mi piace. Il logo dell'Udinese sinceramente non mi piace. Detto questo, visto che ho parlato una marea di tempo, ve li metto anche in ordine. Secondo me il più bello è quello del Milan, poi quello della Samp, quello della Fiorentina. Qua il più bello è quello del Parma, poi la Roma, io ci vado a mettere la Roma, poi ci vado a mettere il Verona, poi l'Inter, poi la Juve, poi il Bologna. Ovviamente più li vedete verso destra e più sono belli secondo me. Qui in ordine vado a mettere prima il Torino, poi il Genoa, anzi no, poi il Cagliari, poi la Lazio e poi il Genoa. Qui vado a mettere prima l'Atalanta, poi il Napoli e poi lo Spezia. Qui vado a mettere prima il Benevento, poi l'Udinese, poi qui il Sassuolo e poi ultimo il Crotone. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, voglio sapere dove mettereste voi i loghi. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Regà, vi ricordo che in descrizione potete trovare appunto il link per scaricare Mini Football. Che regà, ve lo dico, ve lo ripeto, mille commenti qua. Io non vedo l'ora, mi sono gasato. Adesso io spengo il video, voi secondo voi direte No regà, cioè io quando faccio una sponsor do sempre un'occhiata, no? E magari se non mi piace non la faccio. Se mi piace la faccio. Questa invece, ma mi sono affogato, mi sono affogato, mi sono chiuso. Sono andato in come si dice, non ce la faccio, faccio altro che giocarci. Quindi penso che lo porterò, anche se non, vabbè, non lo so se lo porto, se non arrivano. Però boh, fatemi sapere se vi interessa. Tantissimi mi piace, buoscia la lalla, iscrivetevi al canale per altre tier list. Buoscia la lalla e noi come sempre.